Ehi là ragazzi, salve a tutti e benvenuti con questo nuovo video. Come potete benissimo vedere, quest'oggi ci ritroviamo con il Nintendo Direct di febbraio. Direct che aspettavamo tantissimo perché ovviamente è il Direct, diciamo, di Zelda, nonché quello che in teoria ci dovrebbe dire quello che succederà questa primavera. Anche perché, vabbè, vi rimando al video che avevo già fatto in precedenza su quello che pensavo potessero annunciare questo Direct. Ma diciamo che non abbiamo molto le idee chiare di quello che succederà in questa primavera e serviva un qualcosa che ci diceva, ok, esce questo prima delle tre, perché poi alle tre ovviamente spiegheranno altre cose, per carità, ok, però ci serve adesso. In primis, purtroppo non sono riuscito a farlo in live, come avete potuto vedere, perché non potevo. Sono appena tornato a casa da lavoro da stamattina, non ho pranzato, ho fame. Ma sono talmente tanto in hype che non sono passato neanche dalla porta, sono passato dalla serratura della porta perché non c'avevo tempo di aprirla. Quindi ho voglia di vedere sto direct. Non ho visto niente, sono zero spoiler. Devo cercare un attimo di calmarmi perché veramente sono hypatissimo. Mentre ero al lavoro, tra l'altro, ho incontrato praticamente un ragazzo, cioè uno che lavora lì. Abbiamo iniziato a parlare di Nintendo perché appunto, vabbè, è uscito fuori il discorso. E abbiamo iniziato a parlare di Nintendo, giochi che volevamo vedere, sono in hype, devo partire. Le cose che mi aspetto da questo Direct sono ovviamente Zelda, qualcosa di Zelda del tipo o un trailer completo, diciamo, che ci faccia vedere qualcosa, tipo un trailer definitivo finale, o un rimando a una Direct di Zelda esclusiva per quello, o voglio vedere qualcos'altro su altre robe. Voglio vedere anche magari Pikmin 4, mi aspetto Pikmin 4 e basta, partiamo. Pikmin. È Pikmin questa. Si parte già con Pikmin. Oddio! Oddio! Oh mamma! Oh mamma! Così proprio po po po! Iniziale! Per favore, vai piano con me. Vai piano. Oh mio Dio, bellini. Oddio, cos'è? Ma c'hanno una zampa, sono le vermentille. Sono le vermentille minuscole. Cos'era? Bellissimo. Questa è la nave? Chi è questa? Che cacchio sei? È nuova. È nuova. È nuova. Cipolla strana? Raga, se mi mettono dei Pikmin nuovi... Madonna. Ok, sono penso uguali. Rossi, gialli, blu. Ok. Allora, lei mi sa che è quella che avevamo visto nel trailer. Cioè nel trailer, nella locandina era tipo. Guarda le Ruptor, ok. Fammi vedere che ovviamente li combatti con i rossi. Ha scalato un muro. Ma che cacchio è Spider-Man? C'era un nemico nuovo tra l'altro di prima. Oh mio Dio, non ci credo! Non ci voglio credere! Cos'è sto schifo? Cos'è sto cane? È un Colmin! Hanno rimessi co... Che fa? È un Colmin guidabile! Shepherd! Questi sono nuovi, raga, sono i nuovi capitani! Colin! Boss! Oh, il ragnone! No, vabbè, il ragnone di discoteca. No, la... Raga, ma questo è un dungeon! Raga, è un dungeon! Guarda i bordi! No way! Non è vero! Hanno... No, si hanno rimesso... Raga, madonna! Spacco un muro col... Non dico con cosa! No, raga, no! Per favore! Hanno messo i Pikmin in ghiaccio! Esistono i Pikmin ghiaccio, raga! Madonna! Questa è notte. Quelle sono astroschegge.
Che giorno è? 21-7, cos'è? 21-7, luglio. Impazziti! 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 Ma cosa sta succedendo? Pikmin ghiaccio! Pikmin ghiaccio, raga! Ne ho teorizzato da non so quanto! E sembra che facciano quello! Ghiacciano l'acqua e congelano il nemico se vengono mangiati! Oh mio Dio! Sono un po' bruttini, eh! Forse li avrei fatti un po' più rotondini, tipo pupazzi di neve. Mi sarebbero piaciuti. Ma porca vacca. Ma porca vacca. Oh, Xenoblade. Oh, madonna, raga. Oddio. Oh, va bene sta roba, nel senso che finché su Xenoblade 3 non mi aggiungono, diciamo, parte della storia e mi aggiungono magari solo dei personaggi, non, diciamo che non mi interessa particolarmente questa. Tra l'altro sembra una nuova meccanica, qualcosa che hanno messo. Però, come anche ho già detto, Xenoblade 3 dobbiamo finirlo per bene. E lo finiremo quando... Attenzione! Lo finiremo quando uscirà anche questo capitolo 4. Quello è Alvis! Cosa stanno facendo? Quello è Rex! Quello cosa? È Rex! Oh mio Dio! Big Chad Rex! Uccidere il nonno? Chi era quello? No, raga, ma che cacchio? Quello era il volume 4, però. Fine anno, eh? Fine anno, raga. Samba Amigo! Come si chiamava? Era per Wii. Samba de Amigo! Vabbè, quello lì, bellissimo anche questo. No, ma raga, ma che sta succedendo? Ma, oh, ma siamo partiti adesso! Fermi! Un infarto! Oddio! Stiamo calmi! Stiamo calmi perché mancano 30 minuti, manca mezz'ora e non ci arrivo alla fine di sto direct. Cos'è sta roba? Va bene. Fashion Dreamer. Ok, questo era quello che mi serviva per calmarmi, grazie. Ho bisogno di metabolizzare quello che ho appena visto, da Pikmin a Xenoblade. Boh, ma cioè, due robe ne ho presentato e sono già morto, non è possibile sta roba. Guarda, io sono soddisfatto in questo momento. Basta, cioè nel senso, mi va bene così. Va bene, mettimi Zelda, perché tanto ci sarà Zelda, suppongo, ma sono a posto. Veramente, sono a posto. Non penso di poter godere oltre questo punto, perché anche con Zelda non arriverò a godere così tanto. Costrick! No! Questo è... Vabbè, di chi è Costrick? Non mi ricordo di chi è. Però era tipo, mi pare, un investigativo anche questo. Ok, questo è il trailer di Bayonetta. Buono, che ci sta ovviamente perché devo uscire a marzo, quindi. Cioè, il trailer di Bayonetta, le origini di Bayonetta, quindi il prequel di Bayonetta. Le battaglie sono completamente diverse, cioè proprio il gameplay è completamente diverso dal Bayonetta normale. Sono molto molto curioso di giocare questo, anche se purtroppo non lo faremo appunto il 17 marzo, perché prima voglio giocare il 3. Te devi stare calmo, che ve ne pare, te non puoi arrivare con Pikmin 4 e Xenoblade 3 che mi butta fuori quella roba lì e dire che ve ne pare. Cioè, ma che cacchio di domande sono? Qualcosa su Splatoon 3 ci sta, effettivamente. Magari tipo dei DLC o comunque come fecero con il 2, magari come si chiamava? L'Octo Expansion? Qualcosa del genere? Va bene, sapete che purtroppo, io raga continuerò a dirlo, a me sta roba dei giochi finiti a metà non piace. Cioè, ti mettono fuori un gioco incompleto, che tra l'altro costa, ondata 1 e 2, 24,90€, cioè 25€. Quindi te praticamente ti compri il gioco a 60€, prezzo pieno, e poi ti compri DLC. Cioè, non è che ti dicono, oh, non abbiamo finito il gioco perché dovevamo farlo uscire prima, però ti diamo i DLC. No, gratis. Te li devi pagare. Mi dà fastidio a me sta cosa. Perché già, appunto, il gioco è incompleto, e poi praticamente alla fine paghi molto di più un gioco. Cioè, non è una roba, un DLC particolare di qualcosa, sono proprio dei giochi incompleti alcuni. E io non capisco perché continuano a fare, ormai hanno preso sta via loro. Non li sopporto quando fanno così. Cos'è sta roba qua? Paperino. Ma quello è Paperino dopo il crack. Boh, in realtà mi sembra un po' tutto sotto crack. Cioè, non tanto solo il Paperino. Anche perché tra l'altro Goofy lì mi sembrava proprio i primi schizzi di Goofy, no? Di, come cacchio si chiama? Di Pippo. Quando lo avevano creato, che era tutto stranissimo.
era sfattissimo, è uguale adesso a Fire Emblem Engage, che ovviamente pass di espansione, sia mai che ce li facciamo mancare, annunciati tra l'altro prima dell'uscita del gioco, e naturalmente 30 euro, via! 60 di gioco, 30 di pacco di DLC, via, scaccia il verdone e si compra un gioco. Dontnod, che sono quelli di Life is Strange, Before the Storm, e Life is Strange, True Colors, che ovviamente sia mai se non fanno un gioco diverso da qualcosa di narrativa, robe così. Octopath Traveler 2, che deve uscire assieme a Kirby, tra l'altro. Senti la musica. Oh yes. Non so, quando l'avevo sentita l'altra volta alla presentazione, mi era piaciuta troppo. Mi dispiace un po' perché appunto esce assieme a Kirby, che ovviamente Kirby è uno dei favoriti, quindi verrà completamente sommerso. No, Katamari. Vabbè. Ma Katamari non era già uscito, tipo? Che cacchio fanno? We love Katamari Reroll più Royal Reverie. O come si dice quella roba lì? C'è una giraffa! Ma si mangia anche la giraffa quella palla. Ma guarda lì quanto è sfatto sto gioco. Tra l'altro, fermi un attimo, perché adesso sto vedendo un JRPG, ma sbaglio? Non abbiamo visto nessun gioco di farming? Possibile? No, perché cioè potrebbe essere la svolta, eh? No! Omega Strikers? Serio? Cioè, quello era un criceto, tra l'altro, dentro. Guardalo! No, vabbè. Boh. Gioco dell'anno. Oh, Advance Wars! Forse ce la fanno! Fermi! Cioè, forse ce la fanno. In realtà penso che il gioco sia più che pronto. Nel senso che avranno usato anche questo tempo per fare qualche rifinitura, per carità. Però ovviamente non è colpa loro. Oh, ecco Kirby! Con Lord, come si chiamava questo? Mago Lord? Qualcosa del genere. Io questo tra l'altro l'avevo giocato su Wii ai tempi, però non mi ricordo di averlo finito. O forse l'avevo finito. Cioè mi ricordo un boss in particolare che aveva tre teste, tanto per dire. Però non mi ricordo di averlo giocato bene. Cioè perché non mi ricordo niente di quel gioco. E voglio farlo. Non c'era Magolor però da usare. E cos'è? Una roba extra? Tipo una modalità extra? Ovviamente anche questo qua è il 24 febbraio. E quindi lo buttano assieme a Octopath Traveler. Non, anche sta roba io non la capisco. Fatto un po' a caso sta. Cioè metti tipo uno un po' prima e l'altro un po' dopo. Che poi c'è il 17 marzo Bayonetta. Cioè li hanno buttati tutti assieme. Game Boy? Attenzione. Cosa vogliono fare col Game Boy? No, un Mario 2D. No! No! C'è l'emulatore. L'emulatore, vabbè. Sì, l'emulatore del Game Boy. Ma finalmente, cioè nel senso. Ma scusa un attimo però, a sto punto una domanda. Cioè se esce adesso l'emulatore del Game Boy che è finita. Non è finita. Cioè vuol dire che la Switch non l'ha finita. Guardalo lì. Cioè no aspetta. Guarda perché tanto lo so già. Te lo mettono nel robo questo. Alone in the Dark. Questo te lo mettono sul pass. Stai vedendo. Cioè quindi Game Boy Advance. Sono impazziti. Ma adesso? Ma cacchio, ma li aspettavamo da 2 anni almeno. Cioè comunque raga davvero manca. Non so se lo possono fare, ma manca il DS. Minish Cap. Metroid Fusion. F-Zero! C'è F-Zero Golden Sun, Fire Emblem. Oh. È normale quello, no? Cos'è sta roba? Cosa vuol dire? Puoi giocare il Game Boy normale con. Con l'online di Switch e il Game Boy Advance con il pass? O era un 50-50? Che cacchio era? Perché? Spero di aver capito bene con il fatto del. Cosa stanno facendo? Ma che dite? No, ragazzi, se mi annunciano prank. Senti lì la musica di Talon. Oh. No.
devo dire? Ma che cacchio state facendo? Dov'è Prime 4 anche? Quando? Quando? Non adesso, ti prego! È il primo però, vero? È solo il primo. Cacchio, ma perché non fate la trilogy? Fate la trilogy, disgraziati! Ve ne compro 6! Io, cioè, vi ricordo che noi dobbiamo... Cioè, noi... Voglio rigiocarlo, questo. L'abbiamo giocato, abbiamo fatto l'avventura normale, ok? Mi ricordo neanche, mi sa che non l'avevo finito. Non l'avevo completato, forse al 100%. Ma lo voglio rigiocare in live. Guardalo quel robo là, quello gigante di ghiaccio, me lo ricordo, il boss. Voglio rigiocare in live in modalità difficile, questo. Flagra! No, l'Omega Firat. Madonna! Senti la musica di Ridley! The digital version of Metroid Prime Remastered launches on Nintendo eShop shortly after. Come? This presentation. The physical version will launch March 3rd. No, il 3 marzo. Madonna, mi sono preso un colpo, pensavo che fosse solo online. Ho detto oddio, no. Voglio il disco. Voglio il cacchio di CD lì. Lo voglio lì. Qual è sta roba? Questo è quello di Danganronpa, mi sa. Voglio Prime. Dal Prime. Ah! Raincode, esatto, sì, era questo che dicevo, pensavo che fosse quello di prima, che è quello appunto che sono di Danganronpa, perché ovviamente sono identici. Cos'è sta roba? Xenoblade? No, non credo. Ah, Baten Kaitos, ok. No! Che cos'è? No, che cos'è? Già lo so che è Layton. Professor Layton and the New World of Steam? Nuovo mistero inizio. È un nuovo gioco? È un nuovo gioco? O è un porting? Non lo so. Non so i titoli di Layton. No, non è vero. Ma da quant'è che non esce un Layton? No, non troppo in realtà. Era per 3DS, se non sbaglio, uno degli ultimi. Va bene. Oh madonna. Ma che cacchio dite? Ma non ho fatto vedere niente. Ma leva sta schifezza dei DLC. Fuckers. Oh, struzzi. Finalmente si sono accorti che devono ammettere di noi i personaggi. Il quarto pass, cacchio. Guarda, non ti dico struzzi, perché sennò sembra anche un'altra cosa. Perché potrei dirti altre cose, ma leva sta roba. Leva, che non vedo l'ora che davvero finisca, perché non ne posso più. Voglio un nuovo cacchio di Mario Kart. Madonna raga, sto esplodendo. Sto esplodendo, non ce la faccio più oggi. Oh, carrellata dei giochi? Bellini. Oh. Eccoci qua, bomba finale. No, vabbè, ma non ha messo Zelda, allora è qua Zelda. Speravo potesse esserci tipo Silson, però... No. Zelda. Guardalo là, il Monte Morte. Sì, sì. Shh. Silenzio. Cos'è quella roba? Oh mio Dio. Oh mio Dio, cos'è? Bellissimo. Calmo. Shh. Madonna, finalmente vediamo qualcosa. Fammi vedere il gameplay piuttosto. Oh mio Dio, cosa c'è in testa? Chi è? Chi è? È la mummia? Raga, chi era? Ma quelli erano dei Lizalfos. Erano stranissimi. Cos'è quel boblin gigante? Quanto era grosso? Guardalo! C'aveva una corona quell'Inox. Te li lanciano. Ma cos'è? Guardalo! Link, temo che nemmeno tu riuscirai a sconfiggerlo. Ma stai zitta, Zelda! Distruggo anche te dopo. No, non è vero, scusa. Guardalo! Cos'è quel piccione? Ma i nemici che cacchio c'hanno in testa?
Cioè, uno c'aveva un corno, quello c'aveva due corna, uno un caschetto da, del motorino. Che che c'hanno in testa? Cos'è? Cos'è? No, vabbè. Per la macchina. Sta cadendo un pezzo. Bellissimo, cacchio. Ti prego, donagli il tuo potere. Io, ragazzi. Oh mio Dio! Per ordini stai preparando per questa presentazione. Sei, ne voglio sei! No, le collector non posso prendere. Bella però la collector. Non posso prenderla però. Finisco male io se inizio a prendere le collector. Madonna, raga, mamma mia. Mamma mia. Porca va. Io, no, cioè, fermi, perché... Ma questo, raga... No, fermi. Ma dall'inizio. Dall'inizio. Fammelo rivedere. Tutto, tutto. Sì! Sì! Sì, guardalo lì! Dove sei? Sì! 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 Pikmin 4! Let's go! Let's go!